Prima edizione di Ora TG, ben trovati. Una bomba d'acqua nella zona del sud-est dell'isola ha provocato la morte di un uomo. Apriamo dunque il giornale con il maltempo. Si tratta di un agente della polizia penitenziaria che è stato travolto dal fango, dalla esondazione di un fiume nei pressi di Noto. Vediamo insieme. È stato ritrovato senza vita in un terreno a qualche centinaio di metri dalla sua autovettura sulla statale che da Noto conduce a Rosolini. È morto così l'agente di polizia penitenziaria Giuseppe Cappello, di 52 anni, che nella serata di ieri era stato dato per disperso e che è stato ritrovato purtroppo senza vita intorno alle 8 del mattino dai vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo. Oltre al corpo dell'agente, i vigili del fuoco hanno recuperato e tratto in salvo complessivamente 16 persone. Il nubifragio si è abbattuto soprattutto nella zona sud della provincia, tra Pachino, Noto e Rosolini. Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, ha comunicato che la protezione civile comunale sta provvedendo alla ricognizione dei danni e alla viabilità sul territorio comunale per la valutazione della richiesta dello stato di calamità. Nella località balneare di Fontane Bianche ha tracimato il fiume Mortellara da Augusta. Il torrente Porcaria ha straripato, isolando di fatto i residenti della zona. I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno rimosso persino dei grossi alberi. Ad Avola interi quartieri sono rimasti al buio per ore. Tra Pachino e Portopalo decine di ettari di territorio agricolo sono stati invasi dall'acqua. Pioggia forte nel comune montano di Sortino. I comuni di Solarino e Florida sono rimasti senza energia elettrica per diverse ore. A Canigattini Bagni in molte strade si sono depositati detriti trascinati dalla pioggia. Al di là dei danni materiali che appaiono essere notevoli, provo profonda tristezza per la morte del povero agente della polizia penitenziaria. Così il presidente della regione Nello Musumeci ai familiari così duramente colpiti. Voglio far arrivare la vicinanza di tutta la comunità. Il presidente si reca nelle aree dell'alluvione della notte scorsa. Dicevamo, il maltempo ha colpito certamente il sud-est dell'isola, ma in generale buona parte della Sicilia orientale ha tenuto in apprendimento i soccorritori. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Sta bene la persona data per dispersa a Tarderia nella zona di Pedara. A Catania diversi gli interventi per caduta di cornicioni, auto in panne nella zona industriale allagata. Da Cireale sorvegliati speciali torrenti Lavenao, i Platani e Pescheria. Il maltempo che da 24 ore sferza la Sicilia orientale impegna vigili del fuoco e protezione civile negli interventi a salvaguardia della popolazione. Ritrovato sano e salvo dai pompieri, l'uomo dato per disperso a Tarderia nel territorio di Pedara. A Catania la pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato il cedimento di alcuni cornicioni e allagamenti nella zona industriale e in località Valcorrente, dove sono stati recuperati dai soccorritori automobilisti rimasti impantanati. Sorvegliati speciali torrenti e corsi d'acqua. I flussi naturali delle acque piovane nel capoluogo ateneo tutto sommato hanno retto al violento impatto della pioggia accaduta in queste ore. Analoga situazione del Cireale, dove gli uomini della protezione civile e dell'arcicaccia monitorano su disposizione dell'amministrazione comunale le vasche di laminazione a rischio idrogeologico di via Volano. Noi siamo attivi da ieri con la diramazione dell'allerta meteo rossa. Noi facciamo monitoraggio del territorio in tutto l'Acese, sia da Cireale che anche in provincia di Catania, se chiama la provincia. Verifichiamo che tutto sia nella norma, che il torrente non dia problemi, e diamo supporto a chiunque abbia bisogno, quindi soccorso gli automobilisti che rimangono in panne o qualsiasi altra attività che riguarda il rischio del dissesto idrogeologico e idraulico. In questo caso si verifica la tenuta di queste grandi vasche di laminazione qui di via Volano, che hanno sempre destato una certa preoccupazione. Sì, da quando hanno ultimato i lavori le vasche al momento stanno funzionando benissimo, infatti non abbiamo più avuto segnalazioni di esondazione del torrente zona Capomolini, quindi il lavoro che è stato fatto bene. Paura per questo muro perimetrale accruto di una proprietà privata collassato per il cedimento del terreno sottostante, indebolito dalla pioggia. A destare preoccupazione il torrente Peschiera, che corre quasi parallelo al Platani, attraversando il territorio delle Aci sino allo sbocco della frazione di Capomolini, la cui portata originaria è stata pericolosamente ridotta dalla mano dell'uomo per recuperare spazio nell'edificazione di questi complessi abitativi e non senza apprensione per i condomini. Sovente l'acqua infatti supera gli argini e invade gli spazi condominiali, raggiungendo 1,5 metri di altezza, e i segni della piena sui muri
sono alla riprova dei guasti prodotti da costruttori privi di scrupoli. Sul posto stamani anche l'assessore alla protezione civile di Acireale, Salvo Grasso. Ci troviamo nella foce del torrente Peschiera a verificare che sia tutto a posto. I volontari dell'Arcicaccia sono in giro da stanotte, anche ieri, perché ci troviamo in una situazione di allerta rossa, di rischio idrogeologico, per cui sono questi i posti che dobbiamo verificare e dobbiamo controllare, ma per il momento è tutto sotto controllo. Qui peraltro quando c'è la piena del Peschiera abbiamo visto che il livello dell'acqua inonda anche le abitazioni che sono vicine, attaccate, anzi sono state costruite sopra il torrente. Sì, purtroppo ci troviamo all'interno di un condominio, quindi bisogna mantenere tutto pulito. Abbiamo visto oggi che insomma è tutto a posto, però anche durante il periodo non di allerta bisogna mantenere una pulizia costante e ci impegniamo a fare questo. Voltiamo pagina, torna a tremare la terra sull'Etna, Milo a distanza di qualche giorno dall'ultima scossa avvertita sempre nella notte. Immobilizzati a letto, ormai siamo abituati, raccontano i residenti che convivono con i sobbalzi di quella che chiamano la grande mamma. Torna a tremare la terra a Milo nel cuore della notte, la scossa poco dopo le 3, la magnitudo 3.4 rilevata dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Avvertita non solo qui ma anche a Zafferana Etnea, Sant'Alfio, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Riposto e nei comuni dell'Accese. Intensa ma breve l'energia sprigionatasi a 5 km di profondità. Neanche il tempo per i residenti di uscire da casa. Ti ha sentito il terremoto stanotte? Sì, sì, ho sentito e bene o male mi cascare un po' i capiti del caso supera. Ogni volta che trema la terra a Milo ci si spaventa. Un pochettino di spagno. Preoccupazione, si è spaventato. Ecco, mi sono spaventato io e mia moglie e i piccolini. Che ci sono i piedi. Che cosa ha fatto appena si ha sentito la scossa? Si è alzato, è uscito di casa? Da me subito, mi sono alzato subito. Tra l'altro neanche una settimana dalla scossa precedente. Sì, 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 infatti ce ne sono stati in tutto il paesino, ci abbiamo un pochettino di paura. Di paura. Sì, diciamo che anche casa mia tipo ha un soppalco, quindi l'ho sentita ancora di più, giustamente perché è fatto di legno, però l'ho sentito abbastanza forte anche. Che ha fatto quando c'è stata la scossa? Sono attaccata al mio ragazzo, gli sono rimasta appiccicata con le unghie nella pelle addirittura, perché mi sono spaventata anche parecchio. Avete pensato di uscire da casa o siete rimasti dentro? No, siamo rimasti tranquillamente dentro perché è durato comunque pochi secondi, quindi abbastanza tranquilli eravamo. E poi è riuscita a dormire o no? No, no, per una bella mezz'oretta sono stata sveglia, non sono riuscita a prendere sonno, perlomeno io. Ogni volta che trema la terra qui torna la paura, no? Tra l'altro la notte si pensa anche al 26 di dicembre. Sì, quel 26 dicembre è stato pesante, si è sentito anche a Riposto, si è sentito abbastanza forte. Lì sì, figuriamoci qua quel 26 dicembre. E ha sentito anche lei? Si è sentito comunque un po', forse un po' più della volta scorsa. Va bene, l'Etna si fa sentire sempre ed è giusto che sia così. Ma lei è uscito da casa oppure no? No, no, assolutamente, io continuo a stare a letto perché non ho paura, via. Ormai l'Etna è di casa per tutti noi, non solo per me. Siamo noi che ci dobbiamo adeguare al suo iter. Esatto, sì, proprio così. Detto bene. Ma niente, io ho acceso la luce e sono rimasto fermo lì dove mi trovo a letto. Non c'è l'immediato istinto di uscire da casa. Ma non c'è il tempo, perché subito passa, è una cosa veloce. Ecco, questo terremoto pare sia stato veloce e di breve intensità. Sì, signore, propriamente. È stato un attimo, passa uno un attimo di paura e poi svanisce, non c'è nemmeno il tempo di alzarti, quindi ci siamo abituati ormai. Quindi, che lei sappia qualcuno è uscito da casa, per strada? No, fino ad ora no, non lo so, quindi è la nostra mamma, diciamo, no, l'Etna, quindi abbiamo imparato a conviverci e speriamo che li faccia sempre così piano, non come è successo. Se proprio li deve fare. Se proprio li deve fare, speriamo che li faccia sempre così. Ad Aci Platani, frazione di Acireale, in 600 hanno già firmato una petizione per la riapertura della via Messina, chiusa al transito dal sisma dello scorso 26 dicembre. La testimonianza di un residente recluso in casa propria da 10 mesi.
recluso in casa dal terremoto della notte di Santo Stefano. Accade ad Aciplate, nella più popolosa frazione di Acireale, dove via Messina è stata chiusa al transito per i guasti del sisma che ha sventrato alcune abitazioni, modificando la viabilità interna con pesanti ricadute nei collegamenti con la vicina Cicatena e lo stesso transito interno alla Borgata. A 10 mesi dal provvedimento di chiusura, i residenti hanno costituito un comitato e raccolto oltre 600 adesioni per chiedere all'amministrazione di intervenire e pianificare i lavori necessari, annunciati da tempo e mai avviati. Aciplatani come sospesa nel tempo, ferma al 26 dicembre, troppo tempo e troppa burocrazia, scrivono i promotori della protesta con a capo il consigliere comunale Gaetano Di Mauro, deciso a dare battaglia in consiglio comunale, forte del sostegno dei concittadini, stanchi di attendere. Stessa situazione in via Cefalù, strada di collegamento tra Cicatena e Viale Cristoforo Colombo, valvola di sfogo del transito veicolare con pesanti ricadute su tutto l'asse viario del circondario, anch'essa chiusa da 10 mesi. In via Messina, nel tratto interdetto al transito, la testimonianza del signor Nuccio Pavone, uno dei promotore della petizione costretta a chiudere l'attività imprenditoriale che aveva avviato qualche anno prima. Praticamente hanno chiuso questa strada di qui in questo modo, che io eravamo tutti a casa, qui c'ho una casa vacanze pure e c'era una signora che era qui ospite. Praticamente si è messa di dietro e mi ha telefonato dicendomi che non potevo entrare a casa. Cioè praticamente le transenne erano chiuse a tappo, cioè non si poteva uscire né a destra e né a sinistra. Io mi affaccio dal balcone e vedo gli ospiti che erano: signor Pavone, come possiamo fare per entrare? Ecco, abbiamo loro e le mie figlie che quel giorno stavano pranzando a casa mia, hanno dovuto praticamente saltare le transenne per uscire e per entrare. Ecco, se questa è una cosa giusta che fa l'amministrazione 5 Stelle di Acireale, io non lo so. Cioè, senza mandare ordinanza di chiusura per la strada, niente, completamente. Ora, col signor sindaco ci avevo parlato, ultimamente anche adesso a martedì, e praticamente mi ha assicurato, ma questo è già da 3 mesi a questa parte, che adesso per me non sono più credibile. Vediamo la situazione, perché qui si dovrebbe fare una L, qui, così, e praticamente restiamo quelli che sono agibili da questa parte, come si è detto tanti mesi fa, e quelli che non sono agibili, che sono della parte di fronte. Ecco, tutto qui. Per fare questo sono 3 mesi, da quando hanno messo praticamente questi blocchi in cemento, sono 3 mesi che combatto appunto per questo motivo. Voltiamo adesso pagina, andiamo a Catania. Il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida del nuovo piano regolatore. Sarà uno strumento urbanistico green votato alla mobilità interna e metropolitana. Per il sindaco pugliese si tratta di un passaggio amministrativo storico. 20 voti a favore, i gruppi di maggioranza più il consigliere Giovanni Grasso, 5 voti contro provenienti dal gruppo del Movimento 5 Stelle, un astenuto, mentre i consiglieri del centro-sinistra avevano già lasciato l'aula. Il Consiglio Comunale di Catania, dopo una discussione protrattasi sino all'1:15 del mattino di oggi, ha approvato le linee guida del piano regolatore generale elaborate dalla giunta guidata da Salvo Pogliese, con il supporto del professore La Greca, dell'architetto Areddia, dell'architetto Pelleriti e dell'ingegnere Bisignani. 166 gli emendamenti che erano stati apposti alla delibera, diversi di questi fatti propri dall'amministrazione comunale, compresi quelli presentati dal Movimento 5 Stelle, che poi però ha votato contro le linee guida. Un percorso che ha visto il Consiglio Comunale protagonista sotto la guida del presidente Castiglione, del presidente della Commissione Urbanistica Zammataro, e che di fatto inizia la pianificazione urbanistica di Catania per i decenni che verranno, ad oltre 50 anni dall'approvazione del vecchio piano regolatore generale. Un PRG, quello che verrà, che nello spirito voluto dall'amministrazione pugliese, così come confermato e emendato dal Consiglio, dovrà essere green a impatto zero, privilegiando lo sviluppo dei sistemi di mobilità interna e metropolitana, che dovrà consentire ai catanesi di riappropriarsi del waterfront. Dopo una maratona molto intensa, ma assolutamente proficua, ha approvato le linee guida del nuovo strumento urbanistico che la nostra città aspetta dal 1969. Sono passati 50 anni, lo avevamo detto in campagna elettorale, lo stiamo puntualmente mantenendo. Catania ha l'assoluta necessità di un nuovo piano regolatore generale coerente e compatibile rispetto alle evoluzioni che Catania ha conosciuto in questi ultimi 50 anni. Vi sono alcuni elementi caratterizzanti di cui siamo assolutamente orgogliosi, frutto di un confronto costante con l'università,
con gli ordini professionali, con l'ANCE, con il mondo sindacale, con il mondo datoriale, con tutti i consigli circoscrizionali e con il Consiglio Comunale nella sua interezza. Mi riferisco a un meccanismo perequativo, mi riferisco al saldo zero di consumo del suolo, mi riferisco altresì a un nuovo sistema della mobilità che punti sull'intermodalità di tutti gli asset più importanti, il sistema della mobilità catanese, penso ovviamente alla metropolitana, all'aeroporto, all'AMT, attraverso anche una maggiore sensibilità dimostrata al verde della nostra città e alla riqualificazione del patrimonio edilizio della nostra città all'interno di un contesto particolarmente peculiare con un rischio sismico assolutamente elevato. Vi sono molti elementi caratterizzanti, c'è stato un contributo importante dato da tutti i consiglieri comunali, abbiamo recepito oltre 70 emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza e dai consiglieri di opposizione. Voglio ringraziare il Consiglio Comunale nella sua interezza, il Presidente Castiglione, il Presidente della Commissione Urbanistica Zammataro e tutti i coloro i quali fino a questa mattina hanno dato una mano fattiva lungo un percorso che ha conosciuto il primo step, ve ne saranno altri due, lo schema di massima e il piano regolatore generale, ma comunque si è raggiunto un obiettivo di fondamentale importanza. Prosegue sempre a Catania lo stato di agitazione dei lavoratori del teatro Massimo Vincenzo Bellini, stamattina ennesima presa di posizione per il mancato arrivo dei contributi regionali. Uno spettacolo di orchestra e coro per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica e per sottolineare che il teatro è vivo e vuole continuare a vivere. Decisa presa di posizione, l'ennesima stamattina, dei lavoratori del Teatro Massimo Bellini di Catania in riferimento alla crisi finanziaria che attraversa l'ente a causa dei mancati contributi della regione siciliana. Noi oggi abbiamo aperto la prova alla stampa proprio per evidenziare come siamo ridotti, come ci ha ridotto la regione siciliana. Noi oggi avevamo lasciato i posti vuoti ai nostri precari, in questo caso coro e orchestra, ma se girate in teatro anche negli amministrativi e nei tecnici c'è una desolazione incredibile. Noi dovremmo continuare così fino a dicembre, ma è impossibile. E troveremo delle soluzioni a novembre, mi auguro, per poter continuare e non perdere ulteriori soldi. Qual è il vostro punto di vista al momento per una situazione che stenta a trovare soluzione? Allora, diciamo che la soluzione è quasi impossibile trovare, ma soprattutto tecnica. L'unica cosa che si può fare, la regione è a dicembre con la paritetica del bilancio regionale, se si riescono a recepire dei fondi almeno aiutarci a concludere il 2019 con quel 1,5 milioni che manca, però il problema è la programmazione 2020 e la programmazione 2021 perché siamo al di sotto della copertura degli stipendi e della vita del teatro. L'interrogativo è sempre lo stesso, come può una struttura come questa avere problematiche di questo tipo, visto che comunque costituisce una pietra miliare anche in ambito culturale e non solo per una città come Catania? Ma il tutto nasce da una decadenza culturale della regione siciliana. Fino a un certo punto c'è stato sempre un impegno della politica a sostenere i teatri. Ora credo che la coperta sia così corta e gli interessi sono invece così grandi che il teatro è un carrozzone per la politica, non ha più quell'interesse di una volta. E noi il 2 e il 3 novembre dovremmo riprendere dopo questa pausa forzata di ottobre e le masse artistiche, coro, orchestra hanno deciso di comunque, perché ovviamente il concerto il 2 e il 3 non si può fare senza le prove, hanno deciso di provare anche se non sono con gli organici completi. Come avete potuto vedere stamattina mancavano tantissimi professori d'orchestra, mancavano tantissimi professori del coro. E la cosa più grave che mi ha intristito tanto, mancava la spalla. E un'orchestra senza spalla non si è mai vista. È triste vedere l'orchestra di Teatro Massimo Bellini con la sedia vuota del primo violino. Quali soluzioni si possono intravedere in questa vicenda infinita?
Ma guardi, io certo non sono un politico perché sono musicista, ma io la soluzione la vedrei anche abbastanza a portata di mano, nel senso che io il mio grido verso la regione sarebbe: garantiteci gli stipendi, alla produzione ci pensiamo noi, però certo se ci date meno di quelli che sono gli stipendi, cioè di quelle che sono le spese dei vostri impiegati, perché poi qui, questo è un ente regionale, noi non possiamo poi effettivamente fare nulla. Noi la produzione ci possiamo autoprodurre, possiamo anche fare reddito, cosa che facciamo, ma gli stipendi, non possiamo fare reddito per pagare gli stipendi, la musica classica non ce la fa da sola. Studenti stranieri, i dati, il report è stato oggi analizzato dalla Caritas, vediamo. A Catania è in aumento il numero degli stranieri residenti, con il capoluogo etneo che si conferma la città siciliana più accogliente. Stamattina la Caritas diocesana ha fornito i numeri sulla presenza straniera in Sicilia. È stato sottolineato come nel corso del 2018 le componenti straniere maggiormente consolidate in città sono state quelle dello Sri Lanka, della Romania e della Cina. Papa Francesco ci suggerisce un concreto codice di comportamento per tutti noi. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti, dice Gesù. E Papa Francesco aggiunge, non si tratta solo di migranti, si tratta di mettere gli ultimi al primo posto. Ai ai ai. Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri per il mio tornaconto personale o quello del mio gruppo, prima io e poi gli altri. Invece il vero motto del cristiano è prima gli ultimi, queste sono le parole di Papa Francesco che commenta quel passo di Vangelo che abbiamo ora proclamato. Cronaca adesso, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza due conviventi di 50 anni, entrambi ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. I militari, pedinando e osservando i movimenti dei sospetti, compreso l'eccessivo via vai di persone nella loro abitazione, hanno deciso ieri di fare una irruzione. Al momento dell'accesso in casa dei carabinieri, la donna è corsa in veranda per lanciare dalla finestra una scatola di scarpe immediatamente recuperata. Vi era stata nascosta cocaina, cocaina per un peso di circa 1,5 kg, suddivisa in un panetto e diverse buste in cellofana. La droga sequestrata e messa nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 150.000 euro. L'uomo è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre la donna attenderà alla direttissima agli arresti domiciliari. Andiamo in provincia di Catania, adesso a Pedara, no alla cementificazione totale della città, il suo piano regolatore approvato in uno dei tanti passaggi intermedi fino ad arrivare al CRU non piace ai 5 Stelle. Il nuovo PRG di Pedara, adottato dal commissario ad acta lo scorso 17 giugno, presenta aspetti incongrui che sfuggono a precise motivazioni urbanistiche. Una vera e propria colata di cemento che non piace ai pentastellati, che questa mattina si sono riuniti nella sala consiliare del municipio della città. Tra gli elementi una previsione di insediamenti abitativi molto alta, non giustificata da aumenti della popolazione, che comporterebbe, oltre che consumo di suolo agricolo, una fortissima insufficienza di spazi a verde pubblico programmato e di una rete di infrastrutture di mobilità alternativa. Il PRG attende ancora di essere adottato dal CRU, il Consiglio Regionale Urbanistica. L'ultimo PRG di Pedara risale al 1999, l'iter per quello nuovo ha avuto inizio nel 2010. In ogni caso adesso, se non si attraversano i diversi step che culmineranno con l'approvazione finale da parte del CRU, resterà tutto fermo così com'è. Dal canto nostro, spiega l'eurodeputato Dino Giarrusso, proviamo ad evitare uno scempio. Una colata di cemento che vogliamo in ogni modo evitare, una colata di cemento su Pedara. Sappiamo benissimo come alcuni dei nostri comuni pedemontani e non soltanto, anche quelli della fascia ionica, sono stati in passato devastati o da abusivismo edilizio o da concessioni edilizie elargite in modo scriteriato. Ringrazio
ringrazio il consigliere comunale di Pedara del Movimento 5 Stelle Nuccio Tropi, perché credo che il suo lavoro sia veramente prezioso. Ricordiamoci che preservare il suolo, preservare la parte agricola dei nostri terreni ha anche una funzione di sicurezza, perché quando si cementifica troppo, sappiamo bene a Catania cosa succede quando ci sono grandi piogge, cioè poi c'è il rischio di paralizzare la circolazione, ma anche poi purtroppo di conseguenze molto gravi sulla sicurezza dei cittadini. Sono stati morti, sono stati incidenti, sono state alluvioni vere e proprie che si possono evitare appunto con una urbanizzazione responsabile e ragionevole. Quindi siamo molto soddisfatti del lavoro del nostro consigliere, chiaramente non siamo soddisfatti di queste variazioni che riteniamo assolutamente, parlo a nome mio naturalmente, ma anche a nome di molti colleghi che sono presenti oggi qui e che hanno studiato il lavoro di Nuccio Tropi, vogliamo in ogni modo evitare che Pedara incappi in questa colata di cemento, e quindi ci opporremo in tutti i modi previsti dalla legge per far sì che alcune aberrazioni contenute in queste varianti che ci ha illustrato il nostro consigliere si realizzino. Il sindaco Antonio Fallica, che ha per sé la delega all'urbanistica, fa sapere che l'amministrazione comunale rimette tutto nelle mani del commissario ad acta. C'è massima disponibilità per un dialogo, ma alla fine l'ultima parola spetta alla regione. Prima di tutto dobbiamo pensare ai nostri figli. E se lo facciamo, lo facciamo per i nostri figli. E che mondo lasciamo? Dopo di noi cosa ci sarà? Non possiamo lasciare solo cemento, dobbiamo anche pensare a lasciare un po' di verde, un po' di natura, e quindi pensare di cementificare il tutto a favore di una improbabile aumento di popolazione, lo dicono i dati statistici, ovviamente ci pone in disaccordo con determinate scelte. Torniamo adesso ad Acireale per dire che il TAR ha rigettato il ricorso presentato dalla Senesi contro il Comune e la società Tecra, parliamo di raccolta dei rifiuti. Il ricorso era stato presentato dalla Senesi per ottenere l'esecuzione del giudicato nascente da una sentenza del TAR di Catania relativamente a quanto statuito dall'organo giudiziario nella parte in cui aveva stabilito che la stazione appaltante avrebbe dovuto riattivare la procedura di gara a partire dall'illegittimo annullato giudizio favorevole sull'offerta presentata dall'aggiudicatario. Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso promosso dalla Senesi. Il Tribunale ha altresì ritenuto improcedibile il ricorso, dato che il verbale dell'Urega, la stazione appaltante, aveva giudicato in favore della ditta controinteressata, risultando quindi impugnati innanzi al Tribunale con altro ricorso. L'assessore Mario Di Prima commenta: scongiurata una decisione che avrebbe potuto portare alla sospensione del servizio con grave nocumento della salute pubblica. E adesso parliamo un po' di noi, parliamo di Rai TV. Domani sera il debutto di Open Space, trasmissione di approfondimento su argomenti vari che saranno oggetto di dibattito tra esperti del settore. Al centro del focus di domani, inizio alle ore 21, agricoltura ed enogastronomia, prospettive e sfide. Agricoltura ed enogastronomia siciliane, sfide e prospettive. Uno sguardo attento sull'isola agli occhi degli esperti puntati su produzioni ed eccellenze, ma anche sulle difficoltà che i settori agricolo ed enogastronomico si trovano ad affrontare giorno per giorno. Questo e molto altro nel focus che andrà in onda domani sera su Rai TV. Parte il nuovo programma di approfondimento curato dalla redazione giornalistica. Si chiama Open Space, condotto da Filippo Romeo. Uno spazio aperto alle idee che di volta in volta saranno diversificate a seconda degli argomenti trattati. L'appuntamento è per le 21, canale 89 del digitale terrestre, ma Open Space sarà trasmesso in diretta live anche su Facebook, sulla pagina ufficiale della rete. Ospiti di questa puntata di debutto: Andrea Passanisi, presidente di Coldiretti Catania, Giosuè Catania, presidente della cooperativa produttori olivicoli, lo chef stellato siciliano Sebi Sorbello, Franz Cannizzo, consulente di direzione aziendale, e Salvo Signorello, consulente di marketing. Ma non mancheranno i contributi curati dal nostro inviato in esterna Francesco La Rosa, con interviste che arricchiranno il parterre. Ci saranno gli interventi del sindaco di Zafferanet Nea Salvo Russo, di Alfio Leonardi, project manager di un noto bar del luogo, del presidente e del responsabile di produzione della cooperativa agricola Apicoltori Etnea
Cornei, rispettivamente Alfio Cavallaro e Salvatore Maccarrone. L'agricoltura ha prospettive interessanti in Sicilia, è storia e tradizione, ovviamente è un settore che si evolve, a evolversi il settore bisogna evolversi anche nel modo e quindi nell'approccio di fare agricoltura, cercando magari di coniugare la tradizione con l'innovazione. Sì, è una situazione abbastanza articolata, l'olivicoltura in Sicilia e biodiversità è un binomio inscindibile tra qualità del prodotto e patrimonio storico, culturale, artistico, peraltro la Sicilia è ricca, è la terza regione per produzione dopo la Puglia e la Calabria. In Sicilia come in Italia nel tempo è mancato un vero e proprio piano olivicolo, c'è una strategia. Per un cuoco, per uno chef in Sicilia si ha una terra straordinaria, fatta da agricoltura vera, fatta da prodotti che hanno sapori e profumi straordinari, quindi veramente un cuoco in Sicilia vince in modo facile. Più che mai oggi bisogna spingere l'acceleratore, perché? Perché il mondo chiede una cucina sana, una cucina salutistica, una cucina pensata, e quindi in Sicilia per noi questa è quotidianità. Vorrei da subito dirvi che comunque come aziendalista, in forza anche delle migliaia di nuovi imprenditori che ho formato e delle centinaia di progetti imprenditoriali che ho seguito dall'idea allo startup, naturalmente l'approccio mio sarà un po' più pragmatico, nel senso che questi settori, agricoltura, enogastronomia e turismo, hanno grandi punti di forza sul nostro territorio ma anche punti di debolezza. Concentriamoci su questi, magari riusciamo durante il corso della trasmissione a fare un ragionamento articolato. A nostro parere, a mio parere, questi settori, dalle grandi potenzialità, possono e devono investire di più in innovazione tecnologica e in commercializzazione. È già una delle massime, se non la più brava esperta di turismo, la professoressa Antonioli Corigliano della Bocconi di Milano lanciò il primo libro sul turismo enogastronomico quando eravamo proprio agli albori di questo segmento, che ormai è una realtà, però è una realtà che va tra virgolette industrializzata e va attenzionata rispetto a quello che fanno anche i territori concorrenti. Bene, rieccoci in studio. Dopo la pubblicità non ci sono aggiornamenti, dunque chiudiamo la seconda edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Rai TV, che avete visto sul sito internet che vedete in sovraimpressione o che avete seguito sui nostri canali social Facebook e YouTube. Prossimo appuntamento con Ora TG domani alle ore 14. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A voi tutti il più cordiale buon proseguimento di serata. Situazione meteorologica ancora traballante, lo vedete nelle previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 26 ottobre. Il cielo sarà coperto dalle nubi su tutta l'isola, previste precipitazioni a carattere temporalesco. I venti saranno sostenuti, i mari mossi. Uno sguardo adesso alle temperature, come vedete si abbassano notevolmente soprattutto le temperature massime, che scendono sino a 22 gradi centigradi, non discostandosi molto nel capoluogo etneo rispetto alle minime, che sono di 20 gradi. La temperatura più alta sarà rilevata tra Palermo ed Agrigento, mentre la più bassa come sempre nell'Ennese.